Il 12 dicembre 2016, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, è entrato in carica il governo Gentiloni, il 64esimo della Repubblica Italiana in soli 70 anni. Questo vuol dire che in media un governo in Italia dura 1,09 anni e che nessuno di essi è mai riuscito a completare una legislatura. Quali sono le sue opinioni al riguardo? Non sono certamente contenta del fatto che questo accada. Io credo che sia proprio questo che ferma il nostro governo, perché così non può andare avanti. Questa tendenza ultima alla brevità dei governi è lo specchio della caratteristica degli italiani, in cui diciamo prevale una sorta di disorientamento. Quindi è il ritratto di quello che siamo noi come popolo. Un po' troppo presi da esigenze individuali e non da progetti veramente collettivi. Quindi il nostro paese non può andare avanti così? Quindi la mia opinione al riguardo è che si trovi un sistema, una modalità per risolvere il problema della ingovernabilità del paese. È colpa della politica, dei cittadini o del contesto storico? Non si tratta di una colpa. Io non parlerei di colpe. Certamente ci sono delle responsabilità. Le responsabilità storiche esistono. È la caratteristica di un periodo complesso, caratterizzato appunto da una instabilità che è il riflesso di una mancanza di lungimiranza. Siamo troppo presi da problemi individuali e non riusciamo proprio come società a pensare un po' più in grande. Anche da parte dei cittadini c'è una certa responsabilità, perché c'è un disinteresse nei riguardi della politica. Io penso che il problema siano innanzitutto i politici, ma poi ad aggravare la situazione siano anche i cittadini, che hanno anche una responsabilità in questo campo, e anche se in una minima parte il contesto storico. Questa instabilità risulta un problema per lo sviluppo dell'Italia e per la nostra cultura? Per la nostra cultura direi di no. Per lo sviluppo dell'Italia direi di sì. Le tue aspettative per questo nuovo governo in una parola? Serietà. Nulle. Al referendum cosa avreste votato? Sì. No.